anni 40. Signore e signori. In una soffitta, una ragazza cieca accende l'apparecchiatura radiofonica. Prima di cominciare la mia radiotrasmissione, ho qualcosa da dire. In questi tempi di stupida oscurità, soldati nazisti in strada, di uomini che invadono paesi, ho pensato che potrei ricordare: la luce dura in eterno. Un soldato tedesco ascolta la trasmissione. Mentre l'oscurità, non arriva a durare neanche un secondo. Quando accendete la luce, so che per quello che faccio rischio di essere uccisa, ma non resterò in silenzio. Aerei nel cielo notturno. Le bombe colpiscono la soffitta. Anche per questa sera è tutto. La ragazza si rialza e afferra il microfono. Spero vi sintonizziate anche domani. È giorno, un edificio nazista. Quando ero piccolo, il soldato tedesco scende da un'auto. Ho sempre avuto una smisurata passione per le radio. Ora scappa tra gli alberi. Le cose che ho visto mi danno la caccia. Viene picchiato da alcuni ragazzi. La sua voce era la mia evasione. Le metterò in mano di nuovo la pistola e lei stessa ucciderà questa ragazza. I nazisti attraversano la sala di un palazzo. I tedeschi sono vicini. Tutte le persone nel mondo sono diventate malvagie. La ragazza parla con un cinquantenne. Non tutte le persone. Il cinquantenne è a tavola con un uomo anziano e barbuto. Ciò che ci serve è che tu non attiri di nuovo l'attenzione su questa casa. Marie non è al sicuro. Se troverò tua figlia, troverò quella pietra. Se non riuscirai, sarai il primo a morire. L'anziano si rivolge alla ragazza. Ormai hai capito? Stai inviando importanti messaggi che ci aiuteranno a vincere la guerra. La ragazza legge in braille. I tedeschi sono nostri nemici. Consegneremo la nazione a quei mostri. La folla sventola bandiere francesi in una città distrutta. Qualcuno della nostra generazione che pensa che questa guerra potrebbe giungere ad una fine. Il cinquantenne abbraccia la ragazza. Non so quanto tempo avrò ancora, ma fino ad allora io resterò qui. È notte. Dove tutto è iniziato. Un nazista esaltato entra in un appartamento. È l'ora della resa dei conti. So che sei lì sopra! Non hai via di scampo! È giorno. Il giovane soldato guarda in alto. La ragazza cieca è affacciata alla finestra. La luce più importante è tutta la luce che non vediamo. Dal regista Sean Levy, il titolo in braille, tutta la luce che non vediamo. Louis Hoffman, Lars Eidinger, Marion Bailey con Hugh Laurie e Mark Ruffalo. E per la prima volta sullo schermo, Aria Mialoberti, solo su Netflix, 2 novembre.